i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio Lecco dei Medei, oggi è match day, Lecco Pisa, primo appuntamento nel nuovo, tra virgolette, stadio Riga Monticepi, capienza vecchia, tra l'altro lievemente ridotta di circa 250 posti perché oltre a insomma non avere ancora la capienza totale sui posti della curva sud, sapete, noi abbiamo già parlato spesso questa settimana, per decisione della questura si è stati sui 600 posti in realtà, quindi ci possiamo attendere un numero assolutamente cospicuo di spettatori, si può tranquillamente arrivare ai 4.6-4.7 che appunto sono i numeri legati alla disponibilità dei biglietti. Ieri eravamo già sui 4.000, anche prima di Lecco Sutton sono stati venduti tantissimi biglietti all'ultimo, ma perché poi in tanti finirà Santo Stefano, hanno deciso magari all'ultimo minuto di venire a vedere la partita, però ecco, ci sarà un pubblico importante comunque e non ci stanchiamo mai di ripeterlo, perché insomma chi ha vissuto l'Eco San Giuliano con 800 persone e non era un'era geologica fa, era meno di un anno e mezzo fa, era un anno e tre mesi fa, si riempie facilmente gli occhi di certe cose, ve lo posso assicurare con zero scarto di tolleranza, mettiamola così. L'Eco Pisa è uno scontro pesante, importante, l'Eco vincendo aggancerebbe la squadra di Aquilani in classifica, potrebbe fare un bel salto positivo in avanti in graduatoria, e questo è chiaramente il fattore più importante di questa gara che partirà alle ore 16:15. Prima di andare ad analizzare probabile formazione, anzi probabili formazioni e amenità varie, andiamo a guardare quelli che sono i numeri di questa gara, che sono stati come sempre messi insieme dal nostro Lanfredo Birelli. Quindi statistiche, i precedenti tra Lecco e Pisa sono 16 totale, 7 a Lecco e 9 fuori, 5 vittorie nostre, 5 pareggi, 6 vittorie del Pisa, 12 gol pari. Per quanto riguarda i match di Lecco, 4 vittorie del Lecco, l'unica esterna è stata la prima assoluta, quella di pochi mesi fa, la prima stagionale, 2 pareggi e una vittoria del Pisa, 8 gol fatti dai blu celesti e 2 dagli ospiti. Il primo match è stato quello disputato il 13 novembre 1927, era prima divisione, settima giornata, 1-1, gol di Neri e di Gagliardi, l'allenatore era Achille Todeschini, primo match in assoluto all'ombra del Resegone, Canottieri Lecco, Pisa 1-0, 29 gennaio 28, gol decisivo di Beretta. Mi verrebbe da dire, speriamo di buon auspicio, ma dubito che Giacomo Beretta sarà in panchina oggi pomeriggio. Tanti precedenti in mezzo, c'è uno di Coppa Italia giocato a Pisa 7 settembre 58, 1-0, in Serie B ne abbiamo 4 tra il 65 e il 68, tra l'altro 3 vittorie del Pisa e una vittoria dell'Ecco all'inizio di questa serie firmata dal gringo Sergio Clerici. Poi in Serie C1 ci si è ritrovati tra il 99 e il 2002, sempre. Poi l'ultimo match che ho citato in precedenza, al recupero della prima giornata, Pisa-Lecco 1-2, Bianconi, Tramoni, che non ci sarà perché ha accusato un grave infortunio, e Tordini al 96esimo, prima vittoria stagionale della nuova gestione, da 50 rotti anni a questa parte, mille significati e via dicendo. È stato l'avvio di un percorso totalmente diverso rispetto a quello delle settimane precedenti, l'abbiamo ripetuto spesso, continueremo credo anche a farlo. Questo è il capitolo precedenti, che ha sempre il suo perché. Sulle partite giocate il 20 gennaio vi ho già ragguagliato in settimana, su quelli che sono i doppi ex anche. Per quanto riguarda il percorso del Pisa, è sicuramente variegato e non soddisfacente nel complesso, perché allora la squadra di Aquilani è uscita subito, però fondamentalmente con onore, col Frosinone in Coppa Italia l'11 agosto 1-0, autogol di Canestrelli al settimo, debutto con vittoria a Genova 0-2 con
con gol di Tramoni e di Arena. Sembrava all'inizio qualcosa di importante, in realtà da lì poi la continuità non è più stata di casa. Sono arrivati 4 soli successi dalla terza alla 20ª giornata, 8 pareggi e 7 sconfitte. Quindi appunto un percorso al piccolo trotto. Ci sono stati anche periodi di buona continuità, a dirla tutta, perché comunque ci sono stati blocchi da 3 risultati positivi, 1 da 4 tra la 12ª e la 15ª, però con pareggi più che vittorie. Quello attuale è un blocco positivo, partito con Pisascoli 1-0, Gondim Mlakar a metà gara, scontro salvezza. Poi sono arrivati 2 pari a Pisa e in casa con la Reggiana, in rimonta tra l'altro, doppia rimonta, perché gol di Melengoni, pareggio di Valotti che non ci sarà, gol di Antist e il pareggio di Bonfanti appena arrivato all'82esimo. Quindi non un risultato totalmente positivo per la squadra di Aquilani, che in trasferta comunque ha fatto 3 vittorie, quindi di fatto una squadra da temere più fuori che in casa. Ovviamente un po' una forzatura, però le prime 3 vittorie stagionali sono le prime 2 vittorie stagionali, non 3, sono arrivate in trasferta, poi vittoria col Cittadella, successo esterno col Suttirol, successo interno con l'Ascoli. Quindi meglio fuori che in casa questa squadra, che ha un tipo di gioco molto codificato, possesso palla anche estremizzato nel bene e nel male. Andiamo a guardare i numeri, che dicono qualcosa di più della semplice statistica a questo punto della stagione. 20 punti a 23, 16esima contro 12esima, l'Ecco in casa ha fatto 10 punti in 9 partite, quindi non è un rendimento così incredibile. Fuori 11 punti in 12 punti in 10 per il Pisa, decimo, molto meglio che in casa dove è 15esimo. Punti solo nei primi tempi 27-25, 16-25, però a livello di delta l'Ecco meno 7 tra primi, secondi tempi e contro primi tempi, il Pisa ha un meno 2, quindi ecco, non sono squadre solidissime nel lungo andare della gara, se no evidentemente occuperebbero altri posti in graduatoria. Reti segnate 23-20, il Lecco segna di più e segna in modo equo 11-12 primo secondo tempo, il Pisa 9-11, siamo lì. Reti subite 34-23, il Pisa adesso andremo a vedere anche quando subisce, però ce ne si lamentava da quelle parti già all'andata. La squadra subisce molto nel finale di gara numericamente, che quei 23 gol subiti. Allora, Lecco ha un 10 primi tempi, 24 secondi, che è un delta mostruoso. Lecco subisce il 71% dei gol nei secondi tempi, è tantissimo, tantissimo. E ci sono tanti motivi, una rosa che almeno a lungo è stata con le rotazioni ridotte, perché magari non ritenute qualitativamente adeguate rispetto al livello dei titolari e via dicendo. Chiaramente poi c'è un deperimento possibile della concentrazione sul lungo andare di una gara, perché l'intensità è crescente, con i 5 cambi chi insomma ha rose lunghe può sfruttare questa cosa e via dicendo. Infatti l'Ecco ha subito più di una rimonta. Il Pisa 11 gol nel primo, 12 gol nel secondo tempo. Quando li prende? 6 gol nel primo quarto d'ora, quindi approcci sbagliati mi viene da dire più di uno, ma 8 gol li prende dal 75esimo alla fine della gara, 8 gol su 23, diciamo nel clutch time, come lo chiamerebbero in NBA, ovvero nel momento in cui inizia veramente a scottare il pallone. Sono tanti, sono veramente tanti. Anche l'Ecco nella fase calda della gara subisce molto, subisce tantissimo, 11 gol su 24, pensate voi, nel primo quarto d'ora della ripresa, tantissimi, 11 gol su 34, preso il dato generale, non solo quello del secondo tempo, ma comunque 6 li prende nell'ultimo quarto d'ora e uno l'ha subito nel recupero a Cittadella. Reti su palla inattiva segnate 6-7, quindi sono squadre che producono da palla inattiva, l'Ecco ultimamente meno, però comunque ci sono anche varie traverse che sono state colpite sui sviluppi a palla inattiva. Subite l'Ecco 7, il Pisa 3. All'andata preso un gol da sviluppo da calcio d'angolo, il tiro cross di Buso deviato da Bianconi. Per quanto riguarda i dati sui singoli giocatori, 12 giocatori a rete contro 13
solo Valotti e Lisandro Tramoni, e non ci sarà nessuno dei due, hanno segnato più di un gol. Miglior marcatore per il Lecco, Buso Novakovic a 5, Valotti a 7. E vi dicevo, giocatore che ovviamente ha trovato continuità dopo anni non facilissimi. Cioè, sotto porta lui non è mai stato un giocatore chissà quanto prolifico, però sembra che adesso stia trovando anche questo fattore. È arrivato nell'età della grande maturazione, è diventato un over 30, quindi la continuità probabilmente viene anche un po' più naturale. Assist man, Lepore 6, Ionizza è cresciuto tantissimo, ha fatto 3 assist in poco tempo, è salito a 4. Lepore è secondo nella speciale classifica stagionale, anche se la Lega continua a non dargli un assist, è una cosa che non concepisco, ed è il primo di Palermo che non ha tocchi, quel cross finché non arriva a crociata, non viene conteggiato come assist. Cercheremo di ribadire alla Lega che quello è un assist puro, un passaggio diretto. Reti in attacco, Lecco ne fa 13, il Pisa ne fa 8, segna più col centrocampo 9, appunto perché comunque Valotti e Tramoni, Lisandro Tramoni, sono giocatori da tre quarti offensiva. Sono squadre che segnano soprattutto in area. Lecco ha fatto un gol solo da fuori area, l'ha fatto con Di Stefano a Catanzaro. Il Pisa l'ha fatto con Beruatto. Squadre che segnano veramente poco nulla da fuori area. Ma il Pisa subisce anche poco, un solo gol il Lecco ne ha presi 6, circa il 18%. Per quanto riguarda i singoli, beh, avete capito, Mattia Valotti 39 tiri, 8 in porta. Poi c'è Stefano Moreo, 30 tiri e 6 sono finiti in porta. Marin 17 tiri, 7 in porta, e via dicendo varie cose. Questi sono i dati sui singoli giocatori. Quindi ecco, questo è per portarvi dentro statisticamente alla gara. Per quanto riguarda le probabili formazioni, parto da loro: 4-2-3-1 è la base, con Nicolas, poi linea 4 da destra a sinistra, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo e Steves. A centrocampo Cintura, Marin, Veloso. Calandata subentrò per tirare un calcio d'angolo e poi da lì si innescò, non so, probabilmente un eccesso di presunzione, forse del tipo tanto non ci prenderanno mai in contropiede. Davanti da Alessandro, Arena, Mlakar, dietro a Bonfanti. Quindi queste sono le indicazioni da Pisa sulla probabile formazione che verrà mandata in campo a Rigamonticè. Per quanto riguarda l'Ecco, conferma per il 4-3-3. Diciamo subito, prima di andare alla nostra lettura sul possibile schieramento, che è stata portata una quantità di giocatori infinita: 28 convocati, solo 23 andranno in panchina. Vedremo se addirittura verranno tutti i tre portieri o se Dalmasso, insomma, farà il giocatore che si vestirà, andrà in tribuna. Queste saranno scelte di mister Bonazzoli con Malgrati e via dicendo, e quindi aspettiamo poi la distinta ufficiale che arriverà intorno alle 3:15. Gli altri giocatori sono stati convocati: Listoschi, Smailovic, Frigerio, Beretta, tutti convocati. C'è chi è addirittura arrivato solo ieri, Beretta è arrivato ieri, Listoschi è arrivato il giorno prima, la sera di venerdì, però solo ieri si è presentato uno dei compagni. Questi non sono giocatori che non conto per la partita di oggi, obiettivamente, e quindi sono stati convocati perché poi andranno a pranzo, via dicendo. Quindi poi alla fine prendete quell'elenco, togliete questi 5 e credibilmente avete l'elenco dei giocatori che andranno tra campo e panchina. Per quanto riguarda la possibile probabile formazione blu celeste, sicuramente dei cambi ci saranno in difesa, uno in particolare, Melgrati tra i pali, poi da destra ancora Lemmens Luachim ha fatto tutta una settimana di allenamento, hanno visto loro, Seliak, Battistini per la prima volta in campo insieme in una cerniera a due in mezzo alla difesa. A sinistra Lepore, Caporale non ce la farà. E ecco, poi la variante può essere anche quella di Caporale, che non ci sia e venga Dalmasso in panchina, o venga portato Frigerio, venga portato Beretta, vedremo. A centrocampo, qui sapete, schieramento più o meno offensivo, io sono per il più, ovviamente ancora conferma di Sersanti o degli Innocenti. Ionizza a sinistra, Crociata a destra, davanti Novakovic, Perno, Buso vicino a lui, e a
dar fastidio di Stefano. Chiaramente c'è la possibilità di vedere dal primo minuto anche Salcedo, non credo, penso sarà comunque una carta in corso d'opera, perché è comunque un processo di inserimento nel gruppo che si è innestato da poco anche per lui. Per quanto riguarda le altre cose, perché ci sono state notizie di mercato, mi è detto che ovviamente il mercato non è cosa attuale in casa blu celeste perché non è il momento. Ieri avete visto notizie di Jureskin, tanto poi sul fronte Pisa vi segnalo out Valotti, Beruatto e Leverb. L'altro Leverb è anche in partenza, Beruatto veloso ha recuperato, Noghi è a disposizione anche se potrebbe partire. Queste cose ve l'ho detto, potrebbe partire anche Touré, quindi qualcuno è stato preservato anche in quest'ottica. Un altro giocatore non convocato è stato Jureskin, che è sulla lista dei possibili giocatori da Lecco già da quest'estate. Se ne è parlato, però da quanto mi risulta in casa Lecco non è considerata una priorità quella della fascia sinistra. Caporale è sulla via del recupero, dovrà chiaramente soffrire un po' perché fisicamente dovrà riadattarsi, tutto il discorso che vi ho fatto ieri, che è vero, alla fine il corpo funziona meno male allo stesso modo per tutti, poi chi ha tempi più o meno rapidi nel recupero questo è un altro discorso. Quindi lì se c'è Caporale ok, se no Lepore viene spostato. Sapete che ho l'idea, magari un puro sangue, mettiamola così, per la fascia sinistra era giusto prenderlo, però insomma si sono fatte altre scelte. Il Lecco al momento ha due idee, ovvero uscisse un esterno, allora si parlerebbe di andare a prendere un altro esterno, uscisse un centrale e Marrone potrebbe uscire, allora ecco che sì, si potrebbe andare a chiudere per un difensore centrale. Tant'è vero che si è parlato del difensore greco Stavropoulos, avete visto magari ieri le voci su Stramaccioni, che sono voci che vanno e vengono, stessa agenzia di procuratori che ha in procura Alessandro Sersanti, quindi ecco, per Diego Stramaccioni potrebbe magari aprirsi una porta, vi dicendo, però insomma il Lecco al momento con i centrali è numericamente coperto. Uscisse Marrone, che mi sembra l'unico possibile legato a una partenza, allora sì che si andrebbe a inserire qualcosa, è una possibilità. Come vi ho detto ieri, Eusepi ha ammesso dell'offerta ricevuta dal Giuliano e concretizzata, ha lasciato una porta aperta alla partenza, non ha citato il Taranto perché insomma il Taranto l'ha aspettato fino a un certo punto, poi ha virato con forza su De Marchi e via dicendo. Sono situazioni che comunque vi abbiamo sempre raccontato con la massima trasparenza sulla scorta delle informazioni che erano in nostro possesso. Quindi questo anche per fare un piccolo aggiornamento di mercato rispetto alle ultime voci che sono uscite. Se ne tornerà a parlare lunedì, quindi neanche domani ma lunedì. Intanto buona giornata a tutti, forza Lecco sempre, oggi un pochino di più, se non ci sarete mi raccomando LCN Stadio dalle 16 circa vi terrà compagnia su YouTube, quindi anche se siete in movimento con l'app di YouTube, sulla web app, insomma accendo al sito, cercate l'Eco Channel che lo trovate live, ovviamente tutto gratuito per voi, con noi, e poi c'è il prepartita, potete già trovarlo sia sul sito sia sul nostro canale YouTube, ci sarà il post partita, tutti i nostri soliti contenuti, conferenza stampa integrale prepartita, c'è, ci sarà la post partita e via dicendo. Quindi buona giornata a tutti, forza l'Eco sempre e buon inizio di fine settimana a tutti, speriamo di ritrovarci con un bel sorriso domani.